Buonasera a tutti i lettori. Il Mediterraneo continua a vivere una fase meteorologica dinamica, questa contraddistinta dal flusso atlantico, il quale tende per il momento a sollevare aria mite africana sul bordo centrale del Mare Nostrum a causa del collocamento delle depressioni associate sulla penisola iberica. Una di queste è attualmente situata proprio ad ovest del Mediterraneo, e entro mercoledì tenderà ad inoltrarsi sul territorio marocchino. Seguirà la risalita di un minimo algerino-tunisino sul canale di Sicilia, il quale tenderà a fortificare la ventilazione meridionale entro le prossime 24-30 ore circa. Seguirà un sensibile aumento termico già martedì 30 marzo 2022, specie sul settore tirrenico esposto ai venti di caduta, con il probabile superamento dei 25 gradi per la prima volta quest'anno, specie su Palermitano costiero. Valori prossimi o superiori ai 20 gradi attesi altrove, maggiormente più fresco sul comparto ionico. La giornata di martedì, oltre alla forte ventilazione meridionale e al conseguente aumento termico, sarà comunque contraddistinta da diffusa nuvolosità alta, la quale apporterà piovaschi sparsi, da segnalare ancora il vento, moderato di ostro scirocco, tendente a divenire molto forte entro il pomeriggio sera sul comparto occidentale e settentrionale della Sicilia, quando assumerà carattere di tempesta tra Trapanese, Palermitano e Messinese. Attese raffiche localmente oltre i 100 km orari sui settori maggiormente più esposti ai venti di caduta. Molto mosso il canale di Sicilia, fino ad agitato entro sera il settore occidentale. Mossi i restanti bacini. La tendenza per il corso della settimana vede affermare un blocco alto pressorio tra l'Atlantico orientale e la Groenlandia. Tale struttura darà modo di far scendere sul bordo occidentale europeo aria fredda artica marittima, prossima a riversarsi sul Mediterraneo tra venerdì e sabato, quando subiremo un colpo di coda invernale anche in Sicilia. La fase antecedente, ovvero quella di giovedì 31 marzo 2022, vedrà prevalere un flusso umido sud-occidentale in quota, il quale arrecherà piogge sparse tra la notte e la mattina di giovedì, specie ad ovest. Ventilazione di libeccio moderata, a tratti forte sui settori settentrionali. Contesto termico ancora mite, seppur più fresco rispetto alle ore precedenti.